Cominciamo, ho fatto una coda e adesso divido la coda in quattro ciocche. E le posiziono fra le mie dita. Quindi la prima fra il pollice e l'indice, la seconda fra l'indice e il medio, la terza fra il medio e l'anulare e la quarta fra l'anulare e il mignolo. Adesso prendo con l'indice la seconda ciocca e col medio la quarta ciocca, cioè la ciocca fra l'anulare e il mignolo, e con le altre due passo l'esterna sopra l'interna, le giro e le metto una fra il medio e l'anulare e l'altra fra l'anulare e il mignolo. Quindi ho ancora una fra il pollice e l'indice, una fra l'indice e il medio, una fra il medio e l'anulare, una fra l'anulare e il mignolo. Adesso prendo sempre con l'indice la ciocca fra l'indice e il medio. Quindi prendo col pollice, poi prendo col medio la ciocca fra l'anulare e il mignolo e le altre due passo l'esterna sopra l'interna e metto una fra il medio e l'anulare e l'altra fra l'anulare e il mignolo. Quindi questo è il primo giro. Quindi adesso ricomincio, prendo sempre con l'indice, prendo sempre la ciocca fra l'indice e il medio, quindi prendo con l'indice e prendo col medio la ciocca fra l'anulare e il mignolo e passo l'esterna, le altre due che sono rimaste l'esterna, sopra l'interna e le posiziono una fra il medio e l'anulare e un'altra fra l'anulare e il mignolo. Quindi prendo con l'indice la ciocca fra l'indice e il medio, prendo col medio la ciocca fra l'anulare e il mignolo e passo l'esterno sopra quella interna. Ed è tutto così, quindi rifacciamo con l'indice. Prendo la ciocca fra l'indice e il medio, col medio prendo la ciocca fra l'anulare e il mignolo e passo l'esterna sopra l'interna e la posiziono fra il medio e l'anulare e fra l'anulare e il mignolo. Poi riprendo con l'indice la ciocca fra il pollice e l'indice e il medio. Ok, prendo col pollice, prendo col medio la ciocca fra l'anulare e il mignolo e le altre due che sono rimaste passo l'esterna sopra l'interna e riposiziono una fra il medio e l'anulare e una fra l'anulare e il mignolo. E il meccanismo è tutto così. I never trust a dog to watch my food and I like to use the word dude as a noun or an adverb or an adjective and I never really been into cars. I like really cool guitars and superheroes and checks with lots of zeros on them. I love the sound of violence and making someone smile. Quando non ho più ciocche, prendo un elastichino e finisco. Ora posso decidere, vedete che abbiamo così ed è tutto uguale, quando la giro è sempre uguale, quindi è circolare, cioè non saprei come definirla. Ok, se vogliamo possiamo sia tenerla così sia ingrandirla, quindi tiriamo fuori le ciocche. Dipende un po' dai nostri gusti. Questa treccia è finita. Se questa treccia vi è piaciuta, mettete mi piace, commentate, iscrivetevi al canale e mi raccomando seguitemi su Instagram e con il nome, ce l'ho sotto il nome scritto come mi chiamo su Instagram, comunque è chiara_braze. E spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo. Ciao!